bellissimo soltanto vedere l'allestimento sulla nostra spiaggia di questo bel evento. Saranno dei giorni intensi con oltre 100 atleti da tutto il mondo. E Corigliano Rossano diventerà per i prossimi giorni un po' la capitale del beach volley, sicuramente a livello regionale, ma anche direi oltre, perché questo nel mezzogiorno ci saranno poche le città che ospiteranno questo evento. Un evento di sport, ma anche un evento di spettacolo, di aggregazione. Uno dei tanti eventi che stiamo organizzando e che valorizza un posto splendido come questa spiaggia. Ci saranno altri eventi anche nel mese di settembre, perché il nostro clima ce lo consente. Noi abbiamo un po' un problema culturale, che passato il 20 agosto chiudiamo baracca e ci spostiamo. Invece con un bel percorso, con un po' di lavoro nel corso degli anni, ritengo che si possa lavorare assolutamente fino a tutto settembre. Questo è uno di quegli eventi che ci dimostrerà che la nostra città è ospitale e accogliente anche a settembre. 4 giorni di sport anche per avvicinare i giovani. Certo, perché penso che ci saranno tanti ragazzi che verranno a vedere le partite e che quindi potranno appassionarsi anche a questo sport, che è uno sport che sicuramente a Corigliano Rossano si può tranquillamente praticare. E quando c'è lo sport in mezzo va sempre bene, perché lo sport implica il rispetto delle regole, implica il rispetto dell'altro, implica l'aggregazione, implica lo stare insieme. Quindi noi ci teniamo molto su questo, non è l'unica iniziativa sportiva che stiamo organizzando. Per questo ne siamo contenti. Un grande impegno di tutta l'amministrazione comunale insieme anche alle associazioni sportive. Come no, è da un po' che abbiamo su questi, che mettiamo su questi tavoli. Devo dire che troviamo sempre grande disponibilità nelle associazioni sportive quando c'è da lavorare in queste cose. Beh, basta guardare l'allestimento, non è esattamente un allestimento semplice quello che abbiamo messo su, e c'è stato sicuramente bisogno un po' dell'aiuto di tutti, e devo dire che sono contento, li ringrazio per questo, perché quando organizziamo questi eventi ci sono sempre. Da parte dell'amministrazione comunale, un impegno non da poco. No, né sotto il profilo amministrativo, c'è anche un impegno di tipo economico, però ripeto, è un'iniziativa importante che rende giustizia e che valorizza Schiavonè, la nostra, tutta l'intera città, perché credo che soltanto anche vedere l'allestimento ci fa capire che tipo di evento stiamo per ospitare. A gennaio siamo stati contattati dal comune di Corigliano Rossano per proporci questa candidatura. Siamo contenti di rimanere in Calabria a fare un altro torneo internazionale e dare continuità per qui al beach volley internazionale in Calabria. Corigliano Rossano ha grandi potenzialità e spero che sia l'inizio di un lungo percorso di collaborazione insieme. È molto importante, qui noi abbiamo delle coppie giovani, abbiamo probabilmente delle coppie di neoformazione, che per cui costituiranno il futuro del beach volley nazionale italiano, e ci sono coppie molto, anche se ne è molto giovani e molto forti. Il fratello minore, che sono 4 fratelli di Moll, che è il più forte giocatore del mondo, è qui. Siamo felici di accogliere questo torneo internazionale di beach volley. È la prima volta che succede nella città di Corigliano Rossano. Siamo pronti, anzi già si vedono tutti questi atleti che si stanno allenando. Sono tantissimi, oltre 120 da tutto il mondo che stanno arrivando nella nostra città. E siamo alle porte di settembre, un grandissimo evento per continuare a destagionalizzare e far sì che la nostra città sia meta di eventi e turismo anche al di là di quelle che sono le canoniche stagioni ristrette di cui tanto si parla. Una collaborazione anche da parte delle associazioni sportive e pallavolistiche della nostra città, che sono qui presenti a dare una mano, a dare il loro contributo affinché tutto questo evento riesca nel migliore dei modi. Siamo orgogliosi di questo e spero lo siano i cittadini. Questa città prende corpo e prende corpo nel modo migliore. È una manifestazione importante dal punto di vista sportivo, ma è anche perché questo significa far veicolare l'immagine della città, di questa splendida spiaggia, di questi luoghi, e non solo in Italia ma anche all'estero. E chiaramente abbiamo molto sostenuto questa iniziativa e spero che questo stesso orgoglio lo abbiano i nostri concittadini. In questi giorni stiamo vedendo come le previsioni, no? E anche questi ultimi giorni di agosto sembrano far allontanare i cittadini dal mare, dalle abitudini. Invece abbiamo un clima e delle possibilità eccezionali da questo punto di vista. Quindi
abbiamo programmato una stagione estiva che si protrae per tutto settembre, per ottobre. Spero ci seguano anche gli imprenditori. È fondamentale che in questo investano le forze sane della nostra città. Mi riferisco sia a quelli che vivono nei luoghi, diciamo, hanno i loro esercizi nei luoghi di villeggiatura, quelli che hanno le concessioni balneari. Perché si vada in una direzione occorre essere insieme, lavorare assieme perché ciò avvenga e sia possibile. Stanno collaborando tutti per questo grande evento che ovviamente andrà a chiudere la stagione sportiva trascorsa, ne arriverà subito un'altra, siamo già pronti con altri eventi. Quanto è importante anche per i giovani un evento del genere qui a Corigliano Rossano? Beh, intanto sono eventi che servono moltissimo per avvicinare i giovani che non praticano attività sportiva allo sport. Questo è il beach volley, c'è la pallavolo, ci sono tantissime altre discipline, ma sono eventi che coinvolgono veramente tutti. Ho notato un grandissimo interesse, la gente che vive nel posto è felicissima perché ritiene che in quest'estate quest'area è stata, come si dire, molto molto più viva rispetto agli anni passati, quindi contenti tutti. Un grande lavoro anche per la Corigliano Volley per mettere insieme tutto questo. Sì, abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza nell'organizzazione degli eventi, tutto quello che è di strutturale che comunque poteva servire. Bene, purtroppo il vento ci ha dato un po' di fastidio, stasera siamo ancora in fase di allestimento, domani mattina inizierà l'evento e in bocca al lupo a tutti e buon divertimento. È una bella iniziativa, finalmente qui nella nostra città c'è questa manifestazione che a livello internazionale siamo molto contenti di questo. Come squadra, quanto è importante avere questi campionati qui in Calabria? È molto importante perché comunque diciamo che è una fonte di ispirazione magari per chi ancora deve crescere in questo settore. Quindi inoltre ringrazio il mio mister per avermi dato questa possibilità, inoltre di partecipare oggi, di essere qui. E dunque è molto importante anche perché per noi come paese diciamo che è una cosa molto nuova, quindi è importante, sì. Un grosso impegno anche dalle associazioni per organizzare il tutto? Sì, sì, noi siamo affiancati all'organizzazione con molto piacere, anche perché questo sport è in via di evoluzione sempre, anche se diciamo che il beach volley è ancora poco praticato, però queste manifestazioni aiutano a migliorare l'approccio a questo nuovo sport del beach volley. È un evento veramente bello, è una possibilità anche per i nostri ragazzi, le nostre ragazze più giovani che possono ammirare comunque questi campioni così da vicino, addirittura a bordo campo, ed è una bella cosa soprattutto per loro. L'impegno sicuramente richiede molta fatica, però vedendo il contesto in cui siamo ne vale la pena perché è veramente bello essere qui. Si può avvicinare anche di più il beach volley qui a Corigliano Rossano? Sì, direi di sì, abbiamo poi le spiagge anche che ci aiutano ed è uno sport che sicuramente negli anni prenderà sempre più piede nel nostro territorio. Questo evento è fondamentale perché è tanto voluto dal nostro comune, dall'organizzatore Giuseppe Caricato che veramente teneva a portarlo nella nostra città. Quindi è importantissimo, sì che per il movimento, sì che per la crescita del territorio, della nostra pallavolo, quindi è fondamentale. Noi ci siamo sul territorio, quindi collaborare, metterci tutti insieme e portare manifestazioni del genere nella nostra città è un qualcosa indescrivibile. Quanto è importante per i giovani un evento del genere? Io credo che per giovani un evento del genere apre proprio mentalmente su tutti i punti di vista. I nostri ragazzi hanno bisogno proprio del confronto, hanno bisogno di vedere atleti di livello perché dai migliori uno cresce, uno impara. Quindi è importantissimo e io auguro in bocca al lupo a tutti quanti, sì che a noi organizzatori, sì che agli atleti, e che questo evento può uscire al massimo delle aspettative, al massimo dell'impegno che abbiamo messo nel prepararlo. Quanto è stato facile o difficile organizzare il tutto qui a Corigliano Rossano? Facile perché comunque è un torneo che ho già organizzato in altri location della Calabria, nello specifico a Ciro Marina.
che è una città che mi ha adottato. Infatti lo stesso torneo l'anno scorso è stato realizzato a Ciro Marina. Quest'anno abbiamo pensato di farlo a Cordiano Lossano, quindi facile perché comunque è già realizzato, difficile perché comunque non è un torneo che era mai stato organizzato in questa città, e quindi far insomma coincidere tante cose, l'organizzazione, ma comunque a quanto pare le cose stanno andando per il meglio. Quanto è importante tornei del genere qui nella Calabria? È importante perché comunque da noi in Calabria manca la cultura del beach volley, è un qualcosa. Io rappresento anche la Federazione Italiana Pallavolo a livello di beach volley in regione, io sono il referente beach volley in Calabria e ho anche un ruolo federale, sono un supervisore nazionale di beach volley. Da noi in Calabria purtroppo la cultura del beach non l'abbiamo, non siamo abituati al beach volley dal punto di vista professionale, insomma professionistico. Siamo abituati a capire insomma, un pallone o due pali, invece no, il beach volley è uno sport tecnico che secondo me andrebbe molto di più valorizzato nella nostra regione. Questa esperienza può essere un monitor per lanciare appunto il beach volley qua da noi? Guarda, questo è il mio obiettivo, è l'organizzazione di questi tornei proprio è a questa finalità, finalmente riuscire a portare la cultura del beach volley in Calabria. E oggi è il giorno di inaugurazione, tutto sembra perfetto, le squadre hanno iniziato a giocare, le partite sono iniziate, l'ambiente è caldo, un po' di pubblico sta arrivando, per cui città di Cordiano Lossano, accorrete tutti qui all'interno di quest'area stupenda che abbiamo creato per questi 4 giorni importanti per la nostra area. Si proseguirà fino alle 19 di oggi? Sì, fino alle 19 di oggi, non stop, tutti i giorni, quindi dalle 9 alle 19. Naturalmente le finali saranno l'ultimo giorno di questo torneo, il 3. Siamo soddisfatti dell'inizio perché l'ambiente è caldo, è bello, è emozionante, tante persone ci stanno chiedendo, ci stanno facendo i complimenti, quindi per il momento siamo soddisfatti, un ottimo inizio. La macchina amministrativa allora è partita bene? Sì, macchina amministrativa, come lo dicevo nella scorsa intervista, è partita benissimo, abbiamo tutti i settori coinvolti che hanno lavorato in maniera eccezionale affinché tutto si realizzasse in maniera perfetta. Il mio settore è qui presente a gestire un po' tutte le criticità, siamo soddisfatti, un ottimo inizio.